ben ritrovati. Oggi mi trovo in una location diversa, cioè il mio terrazzo. Siamo sempre a casa mia, c'è sempre luce in cucina, però in particolare mi sono spostata fuori perché andremo a arrostire su una piastra. Questa è una piastra elettrica e andremo in particolare a arrostire delle verdure, perché su Facebook ho creato questo gruppo che si chiama Cucinando al buio, tanto c'è luce in cucina, dove ho voluto raccogliere diciamo una sorta di bacino di utenza di ragazzi ciechi che si scambiano tra di loro consigli e a mia volta, ecco, cerco per quanto posso di aiutare nella gestione appunto in cucina da non vedente. Ora io cercherò di farvi comprendere come è meglio possibile arrostire delle verdure anche non vedendo. Questa è la soluzione migliore, ossia una piastra sopra sotto, di quelle che si chiudono con il manico. Perché? Perché il punto è questo: noi ciechi necessariamente dobbiamo per forza toccare, quindi anche per girare qualche cosa che stiamo arrostendo dobbiamo comunque toccare, e per toccare il meno possibile, quindi per girare il meno possibile, questa è la soluzione più idonea che vi posso suggerire. Un altro suggerimento che vi do prima, attenzione, di accendere la piastra è quello di intingervi le dita nell'olio e di ungere leggermente la piastra. Questo perché? Perché per esperienza ecco vissuta, che cosa mi è successo? Che quando andavo ad aprire la piastra, molto spesso la fetta di melanzane mi si attaccava sul lato superiore, io non la trovavo ovviamente. Questa è una cosa che può capitare ovviamente, ma sapendo uno si premunisce e cerca di evitare che accada. Poi anche quando dovesse succedere non è un problema, insomma si discosta e si fa cadere. Ora la vado ad accendere e cominciamo ad arrostire la cosa più semplice, cioè il peperone. Il peperone è una cosa che non va, diciamo, affettato quando si cuoce, ecco, su una piastra o sul gas o elettrica o, perché no, anche sui carboni, va fatto per intero. Questo peperone qua in particolare è proprio quello estivo, quello grande, proprio per arrostire. Partiamo con il peperone. L'ho semplicemente appoggiato. Mano a mano che si cuoce lo vado a girare. Mi raccomando, fate sempre attenzione quando usate questi aggeggi, che probabilmente, a mio avviso, sono forse anche un po' più pericolosi rispetto al fuoco, perché mentre sul fuoco noi posizioniamo una piastra di vita e sentiamo il fruscio della fiamma, ok? Quindi ci orientiamo con le orecchie, riusciamo a comprendere dov'è la fonte di calore. Qua possiamo orientarci soltanto con il tatto, vedete? Sono appena funzionata. Possiamo orientarci soltanto con il tatto e quindi diciamo dobbiamo stare un attimo più attenti nell'avvicinarci alla piastra. Appena è cominciato, insomma, ad appartirsi un poco, sono riuscita ad abbassare la piastra anche sopra. Però se con una mano alzo e abbasso la piastra, con l'altra, diciamo, cerco di toccare il peperone sempre con un canovaccio o, se volete, un guantone, perché altrimenti, insomma, rischiate di scottarvi. Mi raccomando, usate sempre il contento e le giuste precauzioni. Con l'aiuto di una paletta ho tolto il peperone dalla piastra e adesso vado a posizionare
delle fette di melanzana e poi dopo anche delle fette di zucca. Le posiziono sempre anche con l'aiuto dell'altra mano e del canovaccio, poi vado ad abbassare la piastra e a sollevarle una volta cotte sempre con l'aiuto della paletta. Il peperone vi consiglio di chiuderlo in un sacchetto di plastica per alimenti, in modo tale che ancora caldo si solleverà per bene della sua pellicina e sarà più facile spellarlo. Delle indicazioni che in linea di massima vi aiutino per arrostire appunto qualche cosa in autonomia. Comunque una valida alternativa è il forno, infatti basta affettare le verdure, qualsiasi tipo di verdura, lasciarla in posa su di un panno con un po' di sale al di sopra, in modo tale che va via l'acqua in eccesso, ed infornarla a 180 gradi per 40-45 minuti con un filino d'olio su carta forno. Questa è un'alternativa valida per chi magari non si vuole approcciare alla piastra elettrica oppure ai funghi. Io ringrazio sempre i ragazzi di Radio Schiani, vi abbraccio tutti, al prossimo video, ciao!